questo mese di maggio, che è appena iniziato, vogliamo ancora una volta trascorrerlo, o meglio, scoprirlo, nella sua ricchezza di devozione mariana attraverso alcuni testimoni, alcune persone che ci possono raccontare il loro amore a Maria, la loro devozione a Maria. E tra questi non solo, diciamo, santi già canonizzati o in cammino, ma cercherò anche di portare delle testimonianze di persone semplici, di quelli che Papa Francesco parla e definisce i santi della porta accanto. Anzi, se qualcuno sa di testimonianze di amore di persone sconosciute alla Madonna particolari, oppure volete anche voi farlo, scrivetemi così. Tutti i vostri suggerimenti mi aiuteranno a far emergere la luce che c'è nel mondo. Il mondo non è solo di fatto di tenebre, ma c'è la luce che è più forte delle tenebre. E torniamo a noi. Il primo testimone con cui vorrei entrare in questo secondo giorno del mese di maggio e iniziare un po' di diciamo puntate su di lui, è il servo di Dio Fra Daniele Natale. Un frate cappuccino di questa provincia, di cui è in corso la causa di beatificazione, un figlio spirituale di Padre Pio, un figlio spirituale che ha conosciuto molti figli spirituali di Padre Pio, che proprio come missione da Padre Pio ha ricevuto quella di seguire, di curare in un certo senso i gruppi di preghiera. Lui era un grande innamorato della Madonna. E questo amore per Maria, Fra Daniele, lo sente sin da piccolo. Quando, percependo la chiamata del Signore alla vita religiosa e pensando che doveva lasciare la sua mamma, e questo pensiero gli spaccava in un certo senso il cuore, bene, lui percepisce una certezza che lo porta a capire che se si allontanerà dalla sua mamma terrena, avrà un'altra mamma, una mamma grande, una mamma vera, che non l'abbandonerà mai. E questa mamma è la Madonna. È quella stessa Madonna il cui amore gli è stato poi trasmesso e in un certo senso la cui devozione a Maria in Fra Daniele è stata irrobustita, direi educata, da Padre Pio e da Pietrelcina. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!